ce l'abbiamo fatta, è il primo episodio di Radio Ractos, che è un podcast magico, è primo per modo di dire, nel senso che io e Follon, che è lì sopra nell'alto dei cieli, soprattutto avevamo già registrato una puntata di un'oretta, ma purtroppo mi ero dimenticato di accendere il mio microfono, tutto nella norma per il mio canale, e canale a cui vi ricordo dovete iscrivervi e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati e magari mettere anche già un mi piace al canale, al video, così sulla simpatia dei due che sono qui con me. Ciao Follon. Ciao ragazzi. Follon sarà la mia spalla per tutti gli episodi di questa serie che porteremo avanti, una serie dedicata al Magic giocato, al Magic pratico, visto che vi è piaciuto il video sul testing, e quindi andremo avanti insieme, anche quello l'avevamo pensato insieme, ed è il nostro primo ospite, perché ogni puntata, credo, spero, avrà un ospite. Non vi do false speranze, me le prendo solo io, quindi salutiamo Mattia! Ciao a tutti ragazzi, ecco. Grazie Flavio e grazie Follon per l'invito. Figurati. Grazie a voi. Chi ho portato qua? Allora, Follon, piccolissima intro ai due che sono qui con me. Mi conoscete tutti i giorni, c'è un video sul mio canale, quindi ormai sapete chi sono. Follon ha fatto un video con me che riguardava i rogue deck, in particolare un mazzo Boros, e l'ho sempre ritenuto un player molto esperto di meta e nella lettura del meta, quindi ho deciso di fare questa cosa pratica perché grindava tantissimi tornei quando riuscivamo ad andare a farli insieme. Sempre voluto giocare con lui, adesso parliamo di giocare, quindi ci sta. E Mattia è l'ospite perfetto per questa puntata, perché non perché commette tanti errori ai tornei, ma perché ne fa talmente tanti di tornei, è veramente uno dei giocatori che io vedo più attivi nella scena della Lombardia, che tra l'altro con un win rate clamoroso da mesi a questa parte, con il suo pet deck, anche lui è stato già sul mio canale con un video su elementali, vi ricordo anche che ha scritto degli articoli per il giocatore medio di Magic che vi linkerò in descrizione, ne fa talmente tanti di questi tornei che ha accumulato un'esperienza gigantesca, soprattutto per il Modern, ma a livello di tornei veramente veramente altissima. Oh no, Tia, quanti tornei hai fatto ultimamente? Cioè, da quant'è che non fai una pausa dai tornei? Ormai da quando ho ricominciato, che ci ha dato via libera col Covid, praticamente è un minimo di 2 settimane. Un minimo. Che mi sembra tantino. Potete contate che Mattia non gioca online, giusto? Esatto, io non gioco mai online. Ok, quindi lui prende molto seriamente il suo, diciamo, gli shot che ha per giocare real, e quindi si concentrerà particolarmente per evitare gli errori. Invece tu, Follon, come sei messo a tornei ultimamente? Ma allora, io ho giocato, da quando mi sono trasferito ho ricominciato ad avere un bel giro qui su Firenze, dove si riesce a organizzare anche in settimana tornei serali di 25-35 persone, e dove soprattutto si gioca abbastanza diritto più o meno tutti i tier, cioè non c'è mai, è difficile che becchi il tier 2 eccetera. E poi sto facendo adesso, vabbè, sto facendo tanto testing in singolo su un paio di mazzi dove serve tantissimo per testare anche da solo, vedi Char Belcher. Conosco. E quindi comunque ti direi una volta a settimana giù di lì. Ok, quindi tornei grossi e me li sto un po' skippando perché non faccio in tempo, però comunque il 30-35 persone una volta a settimana mi sembra comunque un bel pool. Sì, diciamo che è più della media di degli FNM che facciamo qua nelle nostre zone, diciamo. Sì, mi sembra di tornare un po' quando li facevamo sul Galaratese come FNM, cioè 35 persone le puoi beccare all'Awesome, comunque tornei già medi. Tornei medi, esatto, della domenica qua in giro. E quindi effettivamente anche lì si parla già di buoni livelli, per cui è meglio evitare di andare a fare degli errori che possono sussistere e derivano da diverse cose. Ma qua continuiamo a parlare di quali errori possiamo fare, andiamo a parlare dell'errore che si può fare pregresso, prima di ogni torneo, che si può evitare in una maniera ovvia, ma talmente ovvia che parlarne forse è addirittura troppo. Ho preso una citazione di Pino Caruso, che è: chi dorme non piglia pesci, ma se non vuole pigliarne, dormire aiuta. Ovvero, questo è stato un suggerimento di Mattia, molto molto intelligente, che ha dato anche Follon, ovvero riposatevi prima dei tornei. O no? Cosa mi dite a riguardo, ragazzi? Vai, Mattia! Vado io? No, allora, per come la vedo io, il riposo è importantissimo, oltre che per giocare a carte in qualsiasi sport, ragazzi. Il torneo dove, prendo l'esempio del GP che arriverà, che costa 100 euro. Esatto. E
Buttare via 100 euro perché non si è riposati, perché la sera prima vuoi far serata, ci sta, ragazzi, è una scelta, però sono sempre 100 euro. E vai lì addormentato, sbagli le mosse perché stai collassando sulle carte e non mi sembra la giocata migliore che potete fare, ecco, mettiamola in questo modo. No, esatto, credo che sia una cosa sportiva in generale. Noi tutti e tre in realtà prendiamo Magic molto sportivamente, non nel senso etico del termine, ma nel senso di preparazione. Da che mi ricordi tutti e tre condividiamo questa cosa del voler rendere come se rendessimo in una partita, ok? Tra l'altro tutti e tre abbiamo giocato a calcio, chi più, chi meno, quindi calza sempre l'esempio. E quindi per noi è molto importante. Fallon, tu mi facevi anche un accenno all'alimentazione, giusto? Sì, allora io mi sono reso conto che sui tornei lunghi io sono tipicamente un mio difetto è che non mi accorgo mai di aver sete, bevo poco anche se me lo impongo. Mi sono accorto che soprattutto ai vari Nebraska, agli ultimi due, dove arrivai poi a fare top 8, mi sono regolato molto meglio con l'alimentazione durante la giornata, che voleva dire fermarsi un attimo per mangiare, bere in continuazione. Non dimenticarsi di queste piccole pausette per prendere un pelino di energie, perché seppur mischiare il mazzo e pescare non ti richiede energia, però è uno sforzo mentale. E prendendo un po' spunto da quello che mi succedeva anche tipicamente a lavoro quando faccio le giornate di back office, comunque le giornate dove sono seduto tutto il giorno, ma magari torno a casa più stanco di quando facevo manutenzioni in continuo. Mi sono reso conto che idratarsi per bene e seguire una discreta alimentazione, che vuol dire non che non posso mangiare lo schifo che voglio, ma almeno mangiare, quindi non tirare diritto. Se si va ai turni tutte le partite, si chiede 5 minuti per andare a sgranocchiare qualcosa e soprattutto bere, porta una bella differenza, perché arrivi in fondo molto più concentrato, molto più tranquillo e riesci a gestire meglio anche quella che è lo stress, poi che si va a stabilizzare seguendo appunto un'alimentazione un po' più corretta. Che comunque effettivamente è stressante arrivare a fare 9 turni di un gioco che ti richiede, che è come gli scacchi, secondo me, dal punto di vista mentale. Infatti, Più, dimmi. scusami, più degli scacchi, che gli scacchi sono quelle pedine, quelle. Le conosci? Sì, ci sono un miliardo di chiusure, un miliardo di cose, per l'amor di Dio, che sono pa molto paragonabili al miliardo di conoscenze che deve avere sul meta, sulle carte, eccetera, eccetera. Quindi per me è assimilabilissimo. Ok, infatti Mattia, tu mi dicevi che hai avuto, cioè, parlavamo prima di questo video, di un episodio di Carlo di Zuccheri, no? Esatto, io bevo tantissimo durante i tornei, cioè, infatti è quello che mi tiene tanto lucido. Io una bottiglietta a turno quasi faccio fuori. Anch'io. Perché io ho proprio l'abitudine di bere tanto. La mia sfortuna è che spesso mi scordo di mangiare, perché durante i tornei non mi viene fame, e però spesso e volentieri, quando sono magari sul X0 che posso fare patta patta, vado a mangiare in quegli spot lì, per dire, ho fatto un esempio, come è successo per l'appunto domenica. Però effettivamente devo soltanto dare ragione a Marco, perché è davvero davvero importante come cosa mettersi dei, chiamiamoli, paletti dove ti devi nutrire piuttosto che bere, piuttosto che qualsiasi cosa, che comunque aiutano tanto per la concentrazione, perché com'è un calo di zuccheri, come sta succedendo a me domenica, perché è arrivato quel caldo pauroso dalle nostre parti. E lì non mangiare mi avrebbe spaccato se avessi dovuto fare un altro turno giocato, probabilmente. Ok, quindi o vi fate una buona colazione, vi preparate insomma bene per l'evento, o vi portate, anzi, e vi portate delle buone scorte d'acqua e magari qualche snack sano in mezzo, oppure giocate Burn, che tanto l'impegno richiesto è il minimo. Vabbè, ma questo è un piccolo appunto. Comunque le nostre parti, per chi non lo sapesse, sono zona Varese, così avete un'idea. Tutto questo mi fa venire in mente una similitudine tra noi e un personaggio di Death Note. Qualcuno conosce di voi due? Esattamente, quindi siamo tutti dei piccoli detective leggermente psicopatici. Molto, molto bene. Se passiamo al secondo errore che è meglio non commettere,
battere durante un torneo non è proprio un errore, è più uno stato mentale da andare ad evitare. E Bertolt Brecht, a proposito, diceva: la sfortuna generalmente è dovuta a un errore di calcolo. Lui lo diceva senza errori mentre ne parlava. Io sì, ma sapete com'è. Questa è una cosa che mi piace veramente un sacco. Che mi ha, tra l'altro, voi due mi avete mandato dei suggerimenti che erano praticamente gli stessi per molte cose. E su questo c'ero in mezzo anch'io, perché sono abituato a giocare combo e normalmente quando sfigo è perché sbaglio a fare un calcolo. Questo è quello che mi ha insegnato il Magic. È importantissimo determinare linee di gioco e capire che ruolo abbiamo all'interno del match, no? Che se siamo il player aggressivo o il player che gioca control. Tipo, qui voi due siete due esperti della cosa. Io faccio un leggerissimo passo indietro, perché come tutti sanno, chi mi conosce, io gioco combo tendenzialmente. Ma voi due avete giocato tutti e due il mazzo che si veste in tutte le maniere possibili, cioè si può vestire in tutte le maniere possibili in tutti i games. Siete i due giocatori che io conosca più esperti di humans. E questa Cioè, adesso magari non sono più esperto, ma tipo ci ho giocato da 100.000 anni fa, quindi sì, un ecco, po' il mazzo l'ho esatto. giocato. Anche Mattia ha giocato tantissimo Humans, no? Infatti. Madonna, è un capolavoro quel mazzo, ragazzi. Questa, in mano a chi lo sa giocare è un capolavoro, lo condivido assolutamente con voi. Per voi la sfortuna è, come si può dire, una variabile da tenere in considerazione, anzi, la fortuna e la sfortuna sono una variabile da tenere in considerazione quando andiamo a un torneo, nel senso che diciamo, dipenderà da come pescherò, oppure ci sono dei modi per riuscire a evitare che la fortuna o la sfortuna incidano sul game? Vai pure tu, Vai. Marco. Vai tu, Ma vai tu. allora, questo qui è un po' borderline secondo me. Allora, partiamo dal presupposto che è un gioco dove devi pescare delle carte. Quindi tipicamente ti può andare una giornata dove peschi molto dritto e a me è successo tante volte dove ho un out e lo pesco o diciamo dove l'oppo ha 100 out e non ne pesca mai uno. È anche vero che, essendo un gioco dove tu ti costruisci la tua linea di gioco in diversissimi modi, devi cercare di limitare al massimo la percentuale tale per cui tu hai bisogno di una pescata più fortunata della media. Quindi, seppur ci sia una certa variabilità, e quindi questa variabilità si può chiamare fortuna e sfortuna, perché effettivamente è variabilità in qualsiasi gioco. Che anche a calcio uno può scivolare o tu puoi calciare, ripetiamo il calcio perché è lo sport nazionale, Certo, puoi sì. calciare e rimbalza in un modo differente e tutto capita. In questo gioco qui è un po' più probabile secondo me, ma ultimamente per me la fortuna o sfortuna è più legata anche al tiro di dado. Sì, soprattutto nel Modern, ci tengo a dire questa cosa, Ecco. ultimamente il formato è molto dado-centrico, chi parte ha Esatto. delle possibilità in più. Vabbè, ma tolto, parliamo Quella di è più rete. fortuna e sfortuna, più che Ok. sulle pescate. Devo dire, io faccio un piccolissimo esempio, mi ricordo benissimo un torneo dove c'eri anche te, Flavio, era in Toscana e successe che giocavo contro Vizier Druid che giocava, non so, Company Corde e tipo 2-2 o 1 perdi Eldritch Evolution. Eravamo 1-1, giocavo umani, doppio Meddling Mage, 2 turni prima non si era visto niente di questa benedetta Eldritch, quindi chiami sempre prima Company o Corda e o Company e lui scomba con Eldritch Evolution. Tu dici, io ho smattato, forse avevo chiamato anche un altro visir, comunque avevo triplo maghetto giù e ho un po' smattato dicendo, cioè, ho chiamato tutti i pezzi meno l'unico pezzo che mi fa perdere. O così on the spot, tra l'altro, perdevo e vincevo il turno dopo. Sono stato sfortunato io, o è stato fortunato lui? Boh, non lo so. Probabilmente nessuna delle due. Probabilmente lui aveva questo silver bullet, quindi vabbè, se l'è giocato bene. E io potevo probabilmente non giocarmi. Io ho smattato lì, me lo ricordo bene, perché cioè, per me era totalmente sfortuna, ma poi no, la mente lucida. Non c'è probabilmente un errore di giocata, credo, lo ritengo ancora, perché secondo me le
le chiamate erano quelle, però sai, all'inizio dici sfortuna, sfortuna, poi va. Certo, tra l'altro questo poi mi fa venire in mente un piccolo appunto che non abbiamo segnato, un errore da fare quando siete l'amico di quello che ha appena perso, non fategli notare come poteva giocare in 17 modi diversi subito dopo il game, perché magari non la prende benissimo. Questo era un piccolo bonus che vi lascio io così. Mattia, a te invece chiedo un'altra cosa, cioè, se ti fossi trovato nello spot di Fallon, quindi fai le chiamate, ritieni che la tua linea sia giusta? Perdi, ok? Hai dei Ok. suggerimenti? Tu, io ti conosco come player e hai uno dei mindset, secondo me, migliori nelle nostre zone, comunque nel team di gioco che abbiamo noi. E che suggerimenti hai per evitare di tiltare? Perché non ti ho visto tiltare così spesso, onestamente. Ah, beh, allora, premettendo che le chiamate di Medley Mage, l'esempio proprio più pratico del mondo che prendo il tuo Marco. E sono talmente situazionali che è giusto, cioè che siano giusto, che siano sbagliate, raramente contro i mazzi che hanno più di tre auto, non ci puoi giocare intorno a tutto, o li vedi proprio tutti, li chiami tutte e va bene, o altrimenti lì te fai anche una mezza ragione. Non è più che altro non è sfortuna, lì le gioca ed è corretto che le abbia viste, soprattutto perché mi hai fatto un esempio di. Almeno per quanto lo conosco io, quel mazzo lì ne giocava almeno tre all'epoca. Sì. E ho fatto un esempio, quindi vuol dire che quella chiamata ci poteva anche stare. Tu hai seguito un'altra linea di gioco, come in questo caso stiamo parlando, che era comunque corretta. Cioè, non è opinabile che la tua fosse una giocata corretta, è quello che voglio dire. E soltanto che in quel momento lì non è stata quella che performava meglio. Non so se mi sono Non è stata spiegato. premiata, magari, cioè. Esatto. E lì sì, si può dire sfortuna o fortuna, come volete, in verità se ci pensate anche lì è sempre una scelta di linea di gioco da seguire. Certo. Lì lui ha scelto, tu hai scelto una linea di gioco giusta, perché era quella più corretta e probabilmente statisticamente, adesso non vedendo la partita è impossibile ricostruire, però statisticamente era quella proprio più palese. E lui ha pescato, come hai chiamato tu benissimo, il silver bullet giusto, perché avesse pescato una qualsiasi altra delle n carte che avevi chiamato, la partita al bar, come si suol dire dalle mie parti, Sì. subito. E quindi io vi dico, cioè, allora, bisogna contestualizzare la sconfitta, nel senso, io gioco elementali, è un mazzo che è un value deck, letteralmente pesco n a turno. Ci sono quelle partite dove letteralmente pesco 6 lande È vero, e confermo, ho visto delle scene di questo tipo. Ma anche lì non è che ci puoi fare molto. Statisticamente è corretto che ci siano quelle partite che capitano, che succeda. È proprio un Magic è un gioco statistico alla fine, alla lunga, si parla dei grandi numeri, non delle tre partite al bar. E dei grandi numeri è normale che succeda. Non è proprio sfortuna quella, è proprio la legge dei grandi numeri. Sai che prima o poi deve succedere. Speri sempre che non succeda in quella partita dove ti serve per forza vincere. Ok, quindi testate un Boh. casino, almeno così riducete il campione di partite durante un torneo dove può succedervi questa cosa. Più che altro testare tanto la statistica nella sfortuna, ho fatto le Sì. virgolette, che cambia molto perché fare sempre, seguire sempre le linee di gioco più performanti, anche pescando male, è facile vincere. Tant'è vero che, faccio l'esempio, domenica ho pescato 8 terre di fila, ma quella l'ho vinta lo stesso, ero contro Rhino. Perché? Perché Beh. avevo settato correttamente i turni prima. Alla Ecco. fine bisogna giocare tanto con quello che si ha. Soprattutto Marco sicuramente mi dà la ragione, perché se giocava Humans, sapeva che il motore di pescata di Humans era tra l'inesistente e il vergognoso. Cioè, quei numeri lì. E quindi sa che la mano iniziale era una delle più importanti e giocavi con quello che avevi, con quello che vedevi. Certo. Diciamo che era comunque tendenzialmente definirlo un aggro è sbagliato, però il motore di pescata era quello degli aggro. Diciamo che aveva la parte brutta Esatto. degli aggro. Giocavi quattro campi. Ecco, Prima esatto. c'erano solo quelle. Esatto. E tra Cioè. l'altro Esatto. hai accennato, Mattia, in realtà avete accennato entrambi, a una cosa molto, molto, molto importante, che è l'errore successivo, ovvero arrivare impreparati. O qua ho segnato apposta arrivare a un torneo a cui teniamo impreparati, perché
Perché certi tornei esistono per il testing, nel senso che se vado a un FNM posso anche permettermi di pensare di portare un mazzo che sì, ho studiato, magari ho testato molto poco, perché vabbè, ci vado, ma errore che io invece facevo molto spesso prima di che ricominciasse il competitivo, quindi avessi un obiettivo effettivo, andare a vari tornei con vari mazzi e aspettarmi che tutto funzionasse. Però se io non so come muovermi, diventa un casino. Quindi diciamo che un po' questo lo abbiamo anticipato nel punto precedente della questione. Ci sono suggerimenti, ecco, magari sì, questo sarebbe interessante da parte, cioè chiedervi se voi preferite testare il vostro mazzo diciamo sui vostri out, nel senso siete giocatori che tendono a giocare il proprio mazzo al meglio, sfruttando totalmente le potenzialità a livello, come posso dire? Avete presente quei videogiochi dove prendete il personaggio più grosso di tutti, tipo Zangief in Street Fighter, no? Voi sapete che lui è quello che mena più di tutti, a prescindere da quello che succederà, voi minchia menate, grossissimo, cioè volete testare il mazzo in quel modo, settandolo per arrivare a un torneo in maniera tale che il vostro mazzo abbia il suo potenziale al suo massimo, o tendete a testare preparando un mazzo perché sia elastico alla Dhalsim e quindi si adatti alle situazioni? Vai, Tia. È una domanda del cazzo, lo so, vai, divertitevi. Allora, no, io prendo sempre un mazzo in mano e cerco di farlo diventare la meta call che voglio. E quindi se mi aspetto, esempio a caso, chiaramente, 5 Tier 1 e 8 Tier 2, per l'appunto cerco sempre di massimizzare le vittorie contro quei mazzi lì. Se becco mazzi a caso mi sta bene perdere, chiaramente gioco, ma mi sta bene perdere. Però preferisco che sia più performante possibile contro i mazzi tier in generale. Ok, quindi diciamo che Yoda. studi il meta e arrivi preparato verso il meta, giusto? Esatto, sì. Tendenzialmente, ok. Facciamo l'esempio di un torneo. Come può essere un torneo del giocatore medio abbastanza grosso in cui conosciamo della gente, ma su 200-300 persone non conosciamo tutti, quindi non abbiamo idea di cosa ci possiamo trovare di fronte, ok? Per quel torneo lì Esatto. arriviamo elastici, secondo te? Allora io ti dico, ti faccio l'esempio del COM, quello che ho vinto con elementali. Sì. Io lì sono andato, ho preso un mazzo che secondo me era più performante in quel momento lì, perché io prima non giocavo elementali, giocavo Sì, mi ricordo. R. Secondo me elementali era la meta call perfetta e l'ho settato letteralmente per i Tier 1 e basta. Ok. E tant'è vero che ho beccato anche pochi mazzi off meta, ma la verità è che la maggior parte di carte che soffrono in tier 1 è facile che li soffrano anche gli altri tier. Quindi Sì. non era elastico, era abbastanza settato, Ok. però diciamo che si poteva settare bene contro tutto, però era abbastanza settato contro i tier alla fine. Ok, quindi rimanendo sullo Street Fighter, tu eri Blanca. Ok, perfetto. Quindi meno, ma comunque sono abbastanza agile. Perfetto. E invece Esatto. Fallon, tu come arriveresti settato in torneo? Allora, io prendo due esempi che secondo me fittano molto. Al primo, Madonna, aiutatemi. A Milano, Flavio, quando ho perso poi contro Mono Red Blitz, quello che si Credo che gioca, fosse anche il sembrava un tuo. Credo che fosse anche il tuo in COM. giocatore medio. Comunque era grossino. Allora lì io giocavo Mani da tempo, ma avevo portato un mazzo ultra strano, cioè un set ultra strano, giocava le Gemstone Mine. Ah sì, mi ricordo quando hai chiesto la lista che è impazzito il tipo per la clinica. Sì, mi ricordo, mi ricordo. Quelli coi segnalini, Sì. e giocavo le terre col segnale, giocavo quelle, forse una City of Brass, e giocavo i Rest in Peace e Stony Silence. Sì, avevi messo la side col bianco per Sì, quelle terre lì. però non, cioè era una lista che non esisteva in quel momento lì, se non forse no, ne avevo forse vista una simile, ma e giocavo addirittura Tajic. Ok, sì, Tajic, sì, lui. Rapido, drop a 3 che dà first, che attacca range first strike. 3-2 che dà mentor. Ok, sì, me lo ricordo, Ok, me e lo ricordo. che se lo sa non fai danno, vabbè, abilità poi fuffe.
Quindi quello, o in altri momenti, vedi Nebraska, quando anche lì non si giocava da nessuna parte, giocavo il 2 per di Venser, costo 4, Sì, che che era un va usa una vomito, spell, che va che è usa. forte quello. che è forte, però lì, in quel momento lì, tutti giocavano il Whirler Rogue, sempre costo 4, Ah, quello di e io giocai Kalash. Venser perché. Sì, bravo, che fai i due totterini, poi in realtà ti rende evasivo, insomma, ti fa fare gli ultimi danni. Giocavo Venser perché lì si giocava molto UV, miracoli ancora, e Bel mazzo. cioè, quella per me era una figurina sbagliata perché risolveva tante cose, anche gli angeloni grossi, vabbè, tantissima roba, super forte. Secondo me è super forte, copiato di Mage, vabbè. Quindi vedi, sono abbastanza istrionico su questa roba qua. È chiaro che tante volte poi tu vai diritto, soprattutto con umani, c'è una lista quadratissima 4-4-4, massimo c'è uno slot, però in questi esempi qua io cerco di adattarmi molto al meta, come diceva Mattia giustamente, cercando di fare un'analisi abbastanza deep su quello che vedo sia online sia nei tornei un po' nell'intorno, perché è fondamentale, e di cercare di tenere il core del mazzo simile a quello che è la mia linea di gioco, ma mettere sempre qualche pezzo in più o una side molto più settata che mi aiuti contro quello che ritengo che sarà la percentuale maggiore in sala. Però spesso ha pagato, spesso ha pagato. Sì, beh, ci Poi sta. io c'è una figurina che in quel momento io dico, secondo me è sbagliata, è troppo forte, la gioco, poi magari fa schifo, però anche Vabbè, ci sta a no. fare le scommesse, nel senso, credo che sia una roba abbastanza giusta ogni tanto buttarsi su delle scommesse sul proprio, cioè fidarsi delle proprie intuizioni, diciamo. Poi oh, magari non pagano sempre, però direi che ci sta. Io, al contrario vostro, in realtà tendo sempre a montare le side dei miei mazzi in maniera tale che. Però io faccio sempre un discorso a parte per quanto riguarda me, perché tutti i mazzi che gioco io in maniera effettiva e diciamo per un po' di tempo sono mazzi che interagiscono con l'oppo una o due volte a partita. La prima è quando tiri il dado, la seconda è quando dici ah, ho vinto o ah, ho perso. Quindi tendo tendenzialmente, non si dice, tendo normalmente a montare le side in maniera tale che potenzino il mio piano main deck o in alternativa salvino il mio piano main deck, dipende da che tipo di combo sto andando a giocare. Quando gioco i mazzi che hanno bisogno di interazione, normalmente faccio degli errori. Tutti quelli che abbiamo elencato fino ad oggi, che riguardano il gioco, li faccio. Quindi, io sono l'esempio vivente che è importante capire quale sia l'archetipo giusto per noi e portare avanti lo studio dello stesso. Anche questa è una roba interessante nella preparazione, o no? Io, ad esempio, se vedo un combo, dico, ok, quantomeno lo provo. Lo studio e vedo cosa fa. Voi siete legati a un archetipo e credete che sia una cosa giusta o siete slegati da un archetipo e quindi credete che sia una cosa sbagliata? Legarcisi? Prego. Oh, cioè io domani giocherei umani, ma in questo momento so che non lo so. Ok, però Cioè, poi togli. magari vai anche dritto per bene, eccetera, ma so che il 90% delle partite è molto più complicato di prima. Ok, però se Quindi. invece di humans prendessimo archetipo midrange basato sulle creature come può Ah, beh. essere elementali, esempio. Ti Tia, se direi hai di detto sì. una roba sbagliata su elementali, dimmelo, No, ok, eh. midrange Ok. mi pare onesto. Lo giocherei anch'io, tant'è vero che è montato, ma secondo me è un mazzo che, come diceva Mattia, necessita di un'ultra conoscenza e di saperlo giocare con delle linee precisissime, perché è un mazzo che fa infinito value, ma che, cioè, che deve vincere andando a fare value. Per me personalmente lo fa, cioè è proprio un altro tipo di mazzo rispetto al tribe che era umani o che è Goblin. Io ho giocato tantissimo anche Goblin, se ben ricordi. Sì, mi ricordo, Tra mi l'altro, ricordo. cioè, facendomi odiare dal mondo intero. Ah, beh, confermo, ma tanto io sapevo cosa giocava, quindi lo devo già a prescindere. E invece, Mattia, tu con gli archetipi come sei messo? Ce n'è uno che ti piace e lo segui sempre e tenti di forzarlo? Oppure ti adatti e dici, vabbè, combo è forte nel meta, gioco combo, control è forte nel meta, gioco control e così via? Allora, io non sono mai stato, secondo me, un ragazzo che seguiva proprio pienamente i tier, nel senso,
Se c'è un tier che mi piace, vedi VR dell'epoca, lo gioco assolutamente. Ma già Jawsound Elementary nessuno lo giocava quando l'ho preso io in mano. Infatti, nessuno aveva la side contro Elementary. Confermo che era il primo torneo che l'hai fatto, credo di aver visto te in sala e basta. È facile, sì. E comunque avevamo più di 100 persone a quel torneo lì. E Sì, esatto, sì. quindi la verità è che secondo me bisogna basare la scelta del mazzo, come ho detto prima, scusatemi se ripeto, in base a quello che pensi di aspettarti. Tant'è vero che io, Humans, per fare l'esempio perfetto, ho pensato che fosse la meta call top. Nel momento in cui c'era tipo il 3 meta dove uno dei tre mazzi era Heliod, Sì. e io giocavo 4 ferocidonti di side, e poi dopo mesi hanno cominciato a giocarli tutti. E Certo. Diciamo io Heliod l'ho preso un sacco di volte. con Ferocidonte lo mandavi a quel paese. Sì, Diciamo che ferocidonti. a questo punto è sia l'adattamento nostro verso il meta che la conoscenza del mazzo che vogliamo adattare. È un po' un grande mix, quindi sta tutto nella preparazione sempre. Diciamo che tutto arriva lì. È come la storia dei meme degli iceberg. Vediamo sopra la punta che è il torneo, sotto ci sta un lavorone, quindi gigantesco. Oppure facciamo la fine del Titanic, come gli svariati tornei dove ho portato il mazzo, uno per tanto per vedere come andava. Ma passiamo oltre e Posso dire vediamo. solo una cosa? Scusami, No, sì, no, Flavio. dimmi tutto. Ok, a posto. Ciao, è stato bello. No, una cosa al volissimo. Volevo soltanto aggiungere che comunque ogni giocatore ha il proprio stile di gioco ed è corretto trovare la meta call, passatemi il termine, che si adatta al proprio stile di gioco. Sì, Questo è condivido importante. questo condivido con te. Io non sto parlando tanto per lasciare spazio, perché parlo già tutti gli altri giorni. Però, tipo, io sono un player che dice: ok, che combo posso giocare? E mi metto lì e cerco di capire cosa andare a giocare. Perché so che il mio stile di gioco si adatta molto bene a quel tipo di archetipo, e quindi cerco di rientrarci vestendomi di un combo piuttosto che di un altro per andare a un torneo. Poi, se in quel momento del meta combo fa schifo, allora si cambia se si vuole andare a giocare competitivo. Altrimenti è giusto stare, secondo me, è giusto stare dentro certi parametri, anche perché noi ci conosciamo e capiamo come riusciamo a valorizzare al meglio le giocate. Questo è. Io sono un player che dopo, se il game 1 dura più di 5-7 minuti, va un po' in crisi. Vabbè, ma questa è per come sono fatto io. Tra l'altro, gioco Storm in tutti i formati dove sia possibile, quindi è anche abbastanza semplice capire perché. Andiamo all'errore successivo. Qua ho preso una citazione proprio di quelle auliche, che è Sun Tzu, che dice: è suadente sottovalutare il nemico, ma è anche spesso fatale. Cosa vuol dire? Sì, devo smetterla queste citazioni. Cioè, mi sento molto più intelligente rispetto a quello che sono normalmente. Comunque, no, non dovevi ridere, dovevi dire no, Flavio, tu sei effettivamente intelligente. Mattia, lasciamo perdere. Nessuno ha parlato. No, no, ha riso, l'ho sentito. Allora, se arriviamo a un torneo con una preparazione tale noi da avere una fiducia nei nostri mezzi, possiamo sederci di fronte a chiunque, stare tranquilli, giocheremo al nostro meglio possibile, anche se di fronte abbiamo un campione gigantesco, cosa che capita nelle zone milanesi. Purtroppo non gioco più tanto spesso in giro per l'Italia, ma capita ai tornei di arrivare e sedersi davanti a Mattia Rizzi, faccio un esempio. Oppure vado al Pauper Geddon, mi siedo e davanti ho Andrea Mengucci. Cioè, può capitare una situazione così, e la cosa che ci può aiutare a essere molto preparati. Certo, ci faranno un po' di apprensione, ma se conosciamo i nostri mezzi siamo sereni. Però quello che secondo me è, questo rientra tutto nella preparazione, quindi l'errore è non arrivare preparati, nella mia opinione, rientra tutto sotto quella grande sfera. Però c'è anche l'errore opposto, che è non pensare che il nostro avversario sia quantomeno al nostro stesso livello di impegno. Io la vedo così, mi siedo al tavolo. Non so chi sei, nel senso che io sappia il tuo nome, ti abbia già visto giocare, oppure che non ti conosca, so per certo che tu lì vuoi uscire con la 2-0, cioè vuoi vincere, punto. Io voglio la stessa cosa, quindi quantomeno ci mettiamo sullo stesso livello. Secondo voi, domanda psicologica, quanto impatta il fatto di essere troppo sicuri di se stesso sulla percentuale di sconfitte che si ha? Essere pieni di sé in Magic aiuta? Prego. Pure Marco. No, secondo me no, come tutte le robe devi essere molto, cioè, devi analizzare un po'
come si sono evoluti i tornei, come ti sta evolvendo te, la tua linea di gioco, eccetera, ed essere anche abbastanza autocritico, perché sennò si prende un po' il filo di tutta la situazione. Se tu dici sempre che sei stato sfortunato, l'oppo è stato fortunato e ha giocato male perché è una giocata che nessuno avrebbe mai fatto, tu l'hai viste tutte e quindi ha tenuto dentro i sides in un mirror di... La classica, questa l'ho sentita un miliardo di volte, non so quante volte ho sentito questa frase, ma penso anche voi. Tenuto gli scartini in un mirror di Giun, non si fa male. Sempre chi perde lo dice, va bene. Poi, adesso queste poi sono robe. Però tipicamente, cioè, se fai così, non porti nessun miglioramento. Quindi, sempre autocritico, sempre non dire all'altro che è più scarso, eccetera, ma anche non partire e dire, ah, cavolo. Però questo ha fatto 4-0 anche lui, che fatica, è uno che vedo sempre fare i tornei, sempre che va bene, no? Cioè, è ovvio che mi batte. Boh, parti già sconfitto, secondo me, così. Quindi dire, boh, cioè, nel senso, ce la si gioca, giochiamo assieme, non sono meglio io perché questo, non è meglio lui perché quell'altro, perdo, guardo il perché. Io mi prendevo sempre un po' di appuntini, nel mio libricino Il dei punti quaderno. vita, Sì. esatto, magari il giorno dopo, tanto un po' le partite me le ricordavo, e questo qui è sempre stato utile. Qua, indubbio che qualche volta sia un po' impulsivo, ma poi la devi sempre valutare. Ok, quindi Però non devi essere borioso nel gioco come in nessun gioco, perché poi comunque le paghi, nel senso, la boria poi non ti porta nessun vantaggio di memoria. Perché tu dici, ah, sono un fenomeno, ma non rianalizzi le cose giuste che hai fatto. Ok, quindi una cosa pratica potrebbe anche essere quella di effettivamente segnarsi delle carte da cui abbiamo perso e non ci aspettavamo, piuttosto che delle saidate che non pensavamo si potessero fare, o segnarsi come hanno reso secondo noi le nostre saidate, tipo io ho saidato Endurance contro, che cacchio ne so, Werner Murtide, ha reso ma non ha reso quanto avrei voluto. Ho fatto un esempio chiaramente sbagliato perché Endurance è forte contro Murtide, va bene, lo sappiamo tutti, però era per dire, no? Questo potrebbe essere tenersi una traccia scritta dei nostri appunti mentali. E scusami, dico scusate, veramente una cosa velocissima, ma un'altra cosa importante, secondo me, aiuta, e se uno è borioso, se uno è troppo sicuro di sé, non lo farà mai, è quando si perde, ma anche quando si vince, con i dovuti modi, vedendo un po' la persona che sei davanti, chiedere sempre un consiglio. Cioè, se io vedo Mattia, che è il massimo esperto di elementali, ci vinco o ci perdo. Io tipicamente chiedo, ma secondo te è giusta la saidata che ho fatto? Secondo te è giusta la linea di gioco che ho fatto? Ma avevo sta scelta, ho fatto B, se avessi fatto A, ok, questo aiuta molto. Chiaro che se quell'altro sta smattando, appena spaccato due sedie, vabbè, magari glielo chiedo la volta dopo. Però Però ci è sta. un aiuto che ti dà, capito? Soprattutto da giocatori esperti. Ok, invece a Mattia faccio una domanda, cioè questa domanda mi interessa fartela perché Mattia è un player super chill, ok? Cioè proprio non ti mette mai a disagio volontariamente, nel senso che quando ti porta a perdere la partita è perché ti ci ha portato e quindi ha costruito il gioco, ma non è uno che ti mette ansia come ti siedi, cioè è uno molto, ti fa sentire a tuo agio. Giochi a Magic in maniera educata, non è un trash talker, cosa che io di solito faccio, lui invece è proprio super super tranquillo, però siamo arrivati e tu non so se vorrai mai ammetterlo o no, ma siamo arrivati a un punto in cui spesse volte quando i giocatori con frequenza media ai tornei, ve ti vedono seduti al loro tavolo, un pochino si prendono male. Vuoi perché hai questa strike di vittorie lunghissima, giustificata, nel senso, attenzione. Cioè, nel senso, non so se ti rendi conto di questa cosa, ma se tu fossi un player che vince un Pro Tour e il giorno dopo va a un FNM, secondo te, cercando di estrapolarti da te stesso, sarebbe giusto imporre un po' di guarda che io sono io, cioè ti faccio capire? È giusto non mettersi sopra gli altri, ma far pesare la propria esperienza in maniera Vedere positiva. l'aura da Super Saiyan dietro di Bravo, cioè te. attivare l'ultra spirito così? Ultra istinto?
Allora, io mi ritengo, cioè, innanzitutto grazie Flavio per le Niente. parole, però io dico come la vedo io. Secondo me sono una persona abbastanza tranquilla al tavolo, nonché umilissima Sì, a questo, assolutamente. a quel punto, su questo fatto, ecco. Tant'è vero che è capitato, sono sincero, di trovarmi davanti degli oppo e ci sedevamo e cominciavano a fare, come li chiamo io, i piangini. Grande tattica del piangina, ragazzi, sempre. Per l'appunto, quelli sono imbattibili, raga. Comunque, allora, un altro disco. Io No, sono aspetta, molto aspetta, facciamo un friendly. inside Dimmi. joke velocissimo. Il matchup con Trono è impossibile. Prego, continua È impossibile, pure. quello, raga. Te lo dico già. Per l'appunto, io cerco sempre di essere friendly tantissimo. Rido, scherzo con chi ho davanti. Chiaramente. Come ha detto Marco, devi vedere la persona che hai davanti, se vedi che è uno che sta molto sulle sue, gli chiedi, non so, prendi il dado, pari o dispari, fa no, no, io faccio sempre più alto e già lì partiamo male. Ok. Mettiamo, cioè, nel senso, devi sempre vedere chi è davanti. Diciamo che fortunatamente di oppo scontrosi, ecco, li chiameremo così, oppo scontrosi, ne ho beccati relativamente pochi. Chiaramente sono d'accordissimo con una cosa che ha detto Marco sempre, che è proprio il fatto di confrontarsi con l'avversario, che si vinca e che si perda, ragazzi, perché non è vero che se vinci hai ragione, questa è una fantasia inesistente, sappiatelo, Concordo. non deve esistere mai perché se tu segui una linea di gioco e vinci, non è che fosse la linea di gioco migliore per forza, è una cosa importante da capire. Perché di linee di gioco magari ce ne sono 5, tu ne scegli una che va bene e l'altro lì pesca davvero landa landa e vinci, lì hai avuto sempre il discorso della fortuna oppure la linea di gioco ha premiato, però al momento in cui magari ti viene fatto notare una linea di gioco diversa dalla tua, non facciamo gli sboroni pensando che la nostra linea, visto che ci ha portato alla vittoria, fosse l'unica giusta. Assolutamente no, perché magari con più linee di gioco ci sono più linee di gioco giuste. E quello, quindi una cosa che voglio dire io è semplicemente non sottovalutiamo l'oppo, ma soprattutto anche a partita finita confrontiamoci con l'oppo. Che siamo tutti giocatori, ragazzi, nel senso è bello parlare con gente diversa e lavorare con due teste sulle stesse giocate. È importante, secondo me. Quindi diciamo che rimaniamo umili ma sicuri di noi stessi perché abbiamo una buona preparazione, quindi comunque questo punto ce lo abbiamo dal lavoro che abbiamo fatto a casa, diciamo a monte, ma siamo consci del fatto che il nostro oppo, anche se vinca, sia che perda, in realtà qualcosa indietro ce lo può dare, siamo noi a doverci porre nella maniera corretta per riuscire ad apprendere questa cosa, giusto? Esatto, perché... Madonna, No, siamo di un no, esatto. filosofico, ragazzi, Ah, beh, ma... facciamo quasi schifo, cioè, Alla fine sono incredibile. quelle cose qua, Flavio, tanto che cambiano, secondo me, da uno che poi ci mette un po' di testa su queste robe qua e un po' di cuore, cioè, ma in tutti gli sport, in tutti gli Sì. sport, in qualsiasi roba, vedere un po' di punti di vista ti aiuta. Credo anch'io. Credo che sia proprio un punto importante. Crea anche un diverso tipo di community. Questa cosa. Il Bravo. torneo dopo, il nostro oppo, che magari ci era sembrato un po' freddo, se ci siamo confrontati con lui e siamo riusciti a discutere di qualcosa, il torneo dopo magari ci saluterà anche volentieri. Cioè, si creerà proprio un discorso comunitario molto, molto interessante. Il gathering del Magic, che per me è uno dei punti più assolutamente più importanti da tenere in considerazione. Quindi. L'adunanza. Esatto, facciamo l'adunanza. Arriviamo all'ultimo punto. Io ho pochissimo da dire su questo punto, ok? Veramente pochissimo, non un pochissimo relativo. Perché in questo io faccio schifo. Droppare un torneo a metà. Allora, piccolissima ammissione di colpa, se io faccio 0-2 tendenzialmente me ne vado. Bestemmia e drop. No, 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 solo drop. Solo drop, neanche panino perché tanto quelli vegani non esistono. Però togliamo questa cosa. Il torneo va male e io, per come sono fatto io come player, mi deprimo con mille virgolette, cioè mi prendo male e me ne vado. Il problema qual è?
Esponetemeli voi quali sono i problemi, per favore, di questo punto. Uno Ditemi. che ha speso 100 euro per un'ora, no, scherzo. No, no. Ma cioè, nel senso, è come se fai il getto del peso e fai due volte nullo e poi va, dici, vabbè, vado a casa, buona, cioè, nel senso, non lo supererai mai, non avrai mai un metodo di allenarsi, non vedi un po' il meta, non vedi dove potevi migliorare. Alla fine, cioè, sfruttala la giornata. Allora, aspetta, se sei andato a fare un torneo e poi c'avevi la comunione di un parente, dici, vabbè, torno anche che torno a casa un'ora prima, va bene. E questo è un altro discorso. Però sono sempre occasioni da sfruttare, se no, ripeto, tu magari ti sei preparato un po', poi ritorni a tutto quello di prima. Il torneo dopo dici: sì, ma l'altro ho fatto 0-2, ho fatto schifo, faccio 0-2 anche qua. Non hai visto quello che girava attorno, non hai preso i consigli, non hai giocato, non hai avuto modo di giocare con altre persone. Invece, pensa se da 0-2 tu torni a fare 4-3 e dici, vabbè, oh, comunque mi sono messo, il mazzo va. Anche perché tipicamente uno che fa 0-2 drop cambia il mazzo, poi, anche se il mazzo magari è forte. Cioè, Sì, a meno che non lo stai testando, tipicamente, certo. comunque tante volte uno dice, perché se tu hai problemi di, cioè, hai problemi, non pensi che ci sia stata la sfortuna, pensi che, e dici, qual è il problema? Sono io il mazzo, ma va, chiaramente è il mazzo. È più semplice dirlo, giusto? Effettivamente è più semplice Giustissimo. dirlo. Mattia, Quindi, ma tu secondo me, secondo te dici stai lì e no, blocchi? secondo me devi sempre giocare, devi sempre giocare. Poi, chiaro, ripeto, se c'è un momento in cui il torneo fa anche da bordo, comunque, altre attività, non so, sei in giro con gli amici, e tutti hanno droppato o non hanno giocato, eccetera, e stanno aspettando tutti te, magari non li fai aspettare 8 ore, ma è un altro tipo di discorso. Se avessi la possibilità, io giocherei sempre fino alla fine. Ok, Mattia. Allora, ipotizzando come è stato detto un minuto fa, che la domenica io la volessi passare giocando a Magic. Ok? Allora, sto 0-2, ma ragazzi, è proprio inutile droppare. Cioè, o c'è il side event e quindi continui a testare il mazzo, oppure ti accorgi proprio delle modifiche che volevi fare. E c'è il side event, perché quello è essenziale per fare questo discorso. Quindi droppi e vai al side event con le modifiche che secondo te sono necessarie per migliorare il mazzo. Oppure, cioè, sono 8 turni di test, cioè, senza star lì a girarci intorno, soprattutto perché sullo 0-2, ragazzi, chiunque prendiate davanti sarà una persona tranquillissima perché se ne frega, cioè è brutto da dire, ma è la verità. Così, oltre che giocare partite con una nonchalance, passatemi termine, molto, molto easy, vi potete anche confrontare su tantissime cose. È sempre quello il discorso che ogni oppo vi insegna qualcosa. Che sia fortissimo o scarsissimo, perché ricordatevi che anche i pro hanno fatto 0-2, eh. Non è per forza che fa 0-2 allora è scarso, non è vero mai. Per tutti c'è la giornata dove davvero non gira, dove ha preso quei matchup che non doveva prendere e fine. Il discorso è che non ha senso buttare via una giornata di test valido. Qua si parla ovviamente estremizzando il fatto che magari tu volessi investire questa domenica per giocare a Magic. Certo, assolutamente. Cioè, Chiaramente. vai a fare un torneo a 40 km, probabilmente vuoi stare lì fino alla fine. Esatto, bravo, hai fatto un esempio calzante, Anche se diciamo. io Anche intendo. perché poi, Flavio, scusami, ma tu droppi 0-2 e poi stai lì a vedere le altre partite tante Bravo, volte. esatto, cioè non ha Sì, io senso. allora giocati le tue. Esatto, io sì. Beh, poi io sono uno di quelli a cui piace studiare tutto e quindi guarda tutte le partite. Vabbè, ma io sono un po' No, particolare. ci sta, ma quelle lì le puoi anche vedere online, puoi vedere altre cose, però è importante che te il mazzo lo fai girare nelle tue di mani, perché la testa è la tua. È un po' più semplice vedere le partite degli altri, secondo me. È utile come esercizio, ma è un pochino più semplice perché non sei proprio dentro nell'avvenimento. Io ho sempre riscontrato questa cosa. Quindi. Mattia, tu hai riscontrato questa cosa? Domanda, già che siamo qua. Allora, io a dirla tutta imparo tanto guardando le partite degli altri. Cioè, io ho imparato a giocare. Cioè, ho imparato adesso. Mi sono dato delle basi buone, secondo me.
farmi un'idea chiara di cosa potesse fare il mazzo. D'altra parte, per apprendere i meccanismi, sì, sono d'accordo con Marco al 100%, perché tu puoi avere tutta la teoria che vuoi, ma se all'atto pratico non la sai usare, è inutile. Quindi sì, cioè, da una parte sono d'accordo con Marco, dall'altra comunque io penso che guardare le partite, cosa che si può fare dal PC, senza problemi, sia buono per introdurti nell'archetipo, ecco, mettiamolo in questo modo. Beh, diciamo che abbiamo dato un tot di consigli su come fare, cioè come fare, di come evitare alcuni degli errori più grossi che si possono commettere a un torneo, che sono non dormire e non alimentarsi barra bere abbastanza durante i game. Non considerare la sfortuna come l'unica variabile, ma anche le nostre giocate che ci hanno portato alla vittoria o alla sconfitta, e valutare se quelle giocate effettivamente siano le uniche disponibili o le migliori disponibili, o ci sono delle linee a cui non abbiamo pensato o a cui non abbiamo visto, per cui è utile fare un confronto con i nostri avversari o sentire dei pareri da parte dei nostri compagni di gioco o comunque gente che ci sta guardando. Rispettare attenzione proprio in maniera, no, scusate, decidere se siamo dei player alla Zangief, alla Blanka o alla Dalsim, e decidere se vogliamo adattare il nostro mazzo al meta oppure far sì che il nostro mazzo sbaragli il meta con delle scelte. Questo passa attraverso tutta la preparazione del mondo. Non ritenere il nostro avversario superiore a noi, ma non ritenerci a nostra volta superiore a lui, e anzi cercare di imparare da tutto quello che può uscire dal game, magari con un confronto, e rimanere a giocare il più possibile perché tutti questi punti si sedimentino uno sull'altro. Ho detto delle cavolate? Domanda. No, anzi, complimentoni. Vi ho ascoltati. Il mio ruolo era rubare dei contenuti a voi due che parlavate e vi ho anche ascoltati. Sono stato veramente, veramente preciso. Poi ti Detto. passo PayPal, infatti. Vabbè, allora facciamo che ci salutiamo così non vado avanti quella tariffa. Ringrazio tantissimo Mattia e chiaramente ringrazio Follon, che Grande poi sarà Mattia. qui tutte le volte. Grazie a voi ragazzi, E ancora per l'invito. grazie. Fate tutti i saluti che dovete, poi parlo io, vai. Grazie Ciao, sono Mattia, super. Torrenziano. Io tra l'altro, boh, mi piacerebbe anche chiacchierare di più di meta e dei nostri mazzi tribali, ci sarà il tempo. Quando Flavio mi rinviterà parleremo, faremo un'intervista tribal e ci spacchiamo lì, è lì, Sì, è finita, praticamente io vi ragazzi. attivo Discord e poi mi E levo. facciamolo. Esatto, No, facciamo questa cosa. vabbè. Grazie ancora, ragazzi. Allora, Grazie infinite grazie, di grazie tutto. a tutti e due, grazie Mattia, grazie Follon, grazie a tutti che avete guardato fino in fondo. Mi raccomando, noi ci vediamo da domani. No, oggi cos'è? Oggi sarà giovedì, sì. Quindi noi ci vediamo da sabato con il nuovo deep dive su Affinity, un mazzo pazzesco. E ci vediamo domani col Best Decks of the Week, che è proprio la mia cosa preferita di tutta la settimana. Spero anche la vostra. Buona serata. Likeate. Ciao ciao. Ciao.